stagione agonistica al termine in casa Real Trecastagni. Dopo esordienti e piccoli amici, anche per i pulcini gialloblu è giunto il momento di congedarsi dal campionato. Martedì pomeriggio a Torre del Grifo si sono misurati con i pari età del Catania, guidati dall'ex allenatore e giocatore del Trecastagni Fabrizio Vezzosi. Prova più che positiva per il gruppo del Real in campo agli ordini dei tecnici Graziano Scavo ed Ernesto Nino Pulvirenti. Soddisfazione anche da parte dei genitori, dei piccoli calciatori e dei tanti dirigenti che hanno seguito il match nel quartier generale rossazzurro. Per alcuni atleti, prove generali in vista del passaggio dalla categoria pulcini a quelle esordienti. A proposito dei classe 2003-2004, nelle intenzioni della società c'è il varo della formazione giovanissimi per la prossima stagione. Proprio per questo, giugno rappresenterà una fase sperimentale in vista della nuova avventura. Venerdì 10, allo stadio La Carlina, è fissata un'amichevole contro i parità dell'altro sodalizio che opera a Trecastagni, lo Sporting di Antonio Nasisi. Altri test amichevoli impegneranno le formazioni gialloblu a partire da venerdì 24, in riva allo Ionio, a Fondachello di Mascheri ed al San Gaetano di Belpasso. In mezzo la grande festa di fine anno. In programma, come noto, domenica 19 giugno, il calcio del presente, con la passerella di tutti gli atleti e dei protagonisti dell'attuale stagione, ed il calcio del passato, con lo ricordo di chi ha rappresentato, sia a livello tecnico che dirigenziale, ma anche in campo, la storia delle Trecastagni dagli anni 60 in poi. I dettagli, con annesso bilancio generale dell'annata in fase di chiusura, nelle parole del presidente Turi Cavallaro, del vice Giovanni Scavo e dei dirigenti Francesco Battaglia e Matteo Murabito. Sicuramente una stagione da incorniciare per la nostra società che, diciamo, che è in vita solamente da 3 anni, ma diciamo, ha fatto dei passi di giganti. Devo dire grazie a tutti coloro che hanno sostenuto questa nostra bella idea. Questo era un sogno, ma comunque, ripeto, è diventata una realtà grazie a tutti. Sia a livello di aggregazione, sia a livello di partecipazione, sia dell'interesse dell'intera città di Trecastagni. Al di là di questo, il consuntivo è, diciamo, sicuramente positivo, sia a livello numerico. Abbiamo un gruppo abbastanza rilevante di piccoli amici, circa 20 bimbi, e questo già ci assicura anche un futuro. Poi, per quanto riguarda le categorie pulcini, che quest'oggi sono qua al campo di Torre del Grifo, stanno disputando una bella gara, abbiamo tantissimi ragazzi interessanti, moltissimi diventeranno 5, 6 diventeranno, passeranno nella categoria esordiente, considerato che sono 2005, il resto rimarrà nella categoria pulcini con delle belle speranze. Per quanto riguarda invece la categoria esordiente, diciamo che il fiore all'occhiello della nostra società, perché quest'anno noi ci siamo cimentati in un torneo che tantissime società che operano da decenni non hanno voluto, non sono riuscite a fare una squadra di esordienti a 11 con arbitri federali. Noi ci siamo riusciti nel migliore dei modi, abbiamo portato avanti dei ragazzi veramente interessanti, sicuramente qualcuno farà parlare di sé nel corso degli anni a venire. E diciamo che siamo più che soddisfatti, chiaramente c'è molto da fare, molto da migliorare, ma noi con la buona volontà pensiamo di riuscirci, e con l'aiuto di tutti i dirigenti, il gruppo dirigente che sicuramente è stato determinante. Oggi a Torre del Grifo abbiamo la presenza di 6-7 dirigenti, non è cosa da poco per un torneo pulcino. Questo torna a merito sicuramente della gente che ci aiuta e ci collabora in tutto e per tutto. Con la squadra giovanissima è già stata approntata, parteciperà a un torneo organizzato dal Junior Belpasso, un torneo inizierà il 24 di giugno, le gare si disputeranno al San Gaetano di Belpasso, chiaramente c'è bisogno di completare questa squadra con almeno qualche ragazzo del 2002, alcuni già sono già in forza la nostra squadra, nel senso che si stanno andando con noi. Ci auguriamo di poter fare un torneo che rispecchia quello che è il nostro territorio, perché noi non abbiamo grossa ambizione, ma abbiamo l'interesse e l'impegno di valorizzare il prodotto della zona, locale e della zona, non solo di Trecastagni, ma di Petara, Nicolosi, Via Grande e paesi, qualche altra località accanto a noi, perché il calcio noi lo intendiamo almeno in un modo diverso, non dobbiamo andare a prendere i giocatori
diciamo che vengono da 50, 60, 40 km, ma bensì ragazzi che della zona. Questo è il nostro obiettivo, ci auguriamo di poterlo raggiungere con la buona volontà e l'impegno di tutti, penso che tutto questo avverrà. Per quanto riguarda diciamo, i nostri programmi futuri, un altro torneo, questa manifestazione che è prevista a Mascali, a Fontachiello per l'esattezza, il giorno 24 giugno, poi vacanze e poi all'inizio di settembre inizieremo la preparazione con la squadra giovanile e successivamente con la scuola calcio. In occasione di questa manifestazione prevista per il giorno 19 ci sarà una mostra dalle 10 del mattino in piazza Marconi, ci sarà una mostra con la presenza anche di un ritrattista che farà delle caricature per tutti i ragazzi della Real Giacastagni. Nello stesso tempo, nel corso del pomeriggio alle 19 inizierà la manifestazione con la presenza di due presentatori di nome, cioè dire Valeria Maglia e Giuseppe Signorino, saranno premiati tre presidenti che hanno dato lustro al calcio per castagnese, due presidenti che ci hanno lasciato recentemente, Paolo Nicolosi e il grande Alfio Moschetto, nonché saranno ricordati l'amico Pippo Torisi, socio fondatore del Giacastagni Calcio, e nello stesso tempo un altro grandissimo presidente che si chiamava Felice Sicone. E diciamo questo per quanto riguarda i premi alla memoria. Poi saranno premiati alcuni giocatori locali, Maurizio Spina, Raffaele Musumeci, Gianluca Musumeci, vecchia gloria del calcio italiano, considerato che ha calcato i campi della Serie A, Serie B e Serie C, e nello stesso poi, oltre a questi qua, in un'altra gloria locale, Cirino Gangemi, che per tanti anni è stato uno dei pilastri del calcio, della squadra del Castagni Calcio, ma diciamo uno dei migliori giocatori che dei campionati dilettantistici. Diciamo, e poi c'è stata la presenza di diverse diciamo cantanti, un po' di musica non guasta, sarà presente il gruppo bandistico e l'ensemble, saranno presenti le sorelle Cappitta di Siracusa, Francesca e Tiziana Cappitta, Cristian Cambria e non per ultimo, anche per diciamo soddisfare le esigenze dei meno giovani, il gruppo I Primavera. Vi aspettiamo tutti quanti in piazza Marconi, giorno 19 alle 19. Un bilancio positivo sotto tutti gli aspetti, abbiamo visto ragazzi che sono cresciuti, che stanno maturando e che le prossime volte saranno, da domani in poi saranno esordienti. Ci sarà una grande festa, ma è una festa non per noi, ma è una festa per i bambini. I bambini, per i ragazzi, per tutti quelli che hanno collaborato con noi, ci saranno tanti ospiti. È una bella giornata, una giornata di sport, una giornata di calcio, una giornata di divertimento per i ragazzi, per i genitori che li accompagnano, è sempre un'occasione per stare assieme, vicini nel momento di sport appunto calcistico, che è sempre positivo per la crescita, in particolare appunto per i bambini e i ragazzini. Questa è la terza volta che ci vediamo in questo campo, in questo posto, e in prima occasione i nostri ragazzi hanno dimostrato partecipazione atletica non indifferente, nella seconda occasione i ragazzi del Catania hanno ribadito con altrettanta perspicacia calcistica e agonistica, e oggi è una giornata di divertimento come ultima giornata di calcio, come dicevo, e di sport. La risposta è stata ed è positiva, è già da 2013 un po', qualitativamente, vai Daniele, prima sono aumentati i ragazzi, sono aumentati nella qualità, i mister, ci sono mister nuovi che sono molto partecipativi, la qualità di questi ragazzi è sempre più evidente. I Pulcini saranno una realtà della realtà Castagni, perché abbiamo un bel gruppo e con qualche innesto possiamo competere anche con una realtà come il calcio Catania, anche di seconda fascia, tenendo conto che il bacino d'utenza del Catania non è quello di Trecastagni, perciò se
abbiamo avuto questo risultato, diciamo, siamo più che soddisfatti del risultato che i ragazzi stanno ottenendo qui al campo del Torre del Grifo. Alcuni di loro diventeranno esordienti l'anno prossimo, sì, quindi si preparano a una prova di maturità. Sì, infatti, sì, abbiamo il Cirino, il Salemi e qualcun altro che ha già fatto qualche apparizione con gli esordienti. Abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato per i ragazzi, perciò i miei genitori sono soddisfatti del lavoro fatto dalla società, perché creiamo aggregazione, unione e non diciamo disunione, per come si dice insomma in giro, perché ci sono due realtà, ma due realtà che operano decisamente in modo diverso. Stones throw from a creek we used to roam, but it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. Give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed.